finale, come vi preparate gli ultimi incontri stagionali? Beh, oggi martedì andiamo alla preparazione, cercheremo di affrontare nel migliore dei modi la domenica, una gara che sulla carta non è proibitiva, però nasconde le sue insidie, visto che la squadra che affrontiamo a 20 secondi in classifica ed è rischiata per la lotta per la retrocessione. Ecco coach, arrivato a questo punto della stagione, diciamo, solo la Ser si sta muovendo molto bene, pretende dare un giudizio, non diciamo sui, non diciamo sui singoli, ma al limite sui ruoli che occupano. Tutte quante si stanno disimpegnando molto bene, anche chi gioca di meno è migliorata tantissimo dall'inizio dell'anno. Il discorso è sempre quello, lavoro, lavoro, lavoro e grinta, soprattutto in palestra, oltre che naturalmente la concentrazione. Questo, diciamo così, è il mix dei tre ingredienti fondamentali per crescere nella pallavolo. Lavoro, ripeto, lavoro, grinta, umiltà e concentrazione, sono quattro. Ok, l'obiettivo playoff è a pochi punti, però diciamo oltre a voi ci sono altre compagini. Secondo lei tra queste compagini chi riuscirà a accettare questo obiettivo? Ma non perché ho qualcosa contro la squadra di Salerno, però ha un calendario più difficile del nostro, la Gazzella Volley Salerno, che ci precede di un punto. Infatti domenica già deve andare a Napoli, una partita che è fratricida, nel senso che chi perde molto probabilmente, se la Gazzella perderà, dovrà dire addio ai playoff. Quindi noi dobbiamo stare lì pronti ad approfittare, ma io sono convinto di una cosa, che noi il campionato nostro si giocherà con lo scontro diretto a Napoli il 13 aprile, dove probabilmente si deciderà se noi ce la faremo. Allora in bocca al lupo per il campionato e per l'obiettivo playoff. Crepi, speriamo bene.